Sul referendum per la cittadinanza, ieri si è raggiunto il quorum, però la Presidente Meloni ha detto che la legge c'è già, è giusta, e Tajani ha detto che 5 anni sono troppo pochi, bisogna fare 10. Come avete visto anche nell'intervista col direttore Sallusti, io mi sto molto impegnando perché ci credo, sulla questione dell'autonomia differenziata e preferirei rimanere su quello, quindi osservo il dibattito e poi, quando capirò come si può gestire una tematica del genere, prenderò una posizione politica. Ma proprio su questo punto, cioè il referendum sulla cittadinanza ha avuto più firme al nord, mentre quello sull'autonomia differenziata al sud. Non è un po' un controsenso, un centrosinistra che cerca di unirsi contro il governo? Ma non è un controsenso, nel senso che è abbastanza evidente che al sud si sentono toccati dal tema, da questa proposta sull'autonomia differenziata. A me, io credo che tocchi anche un po' il nord. Sul reddito di cittadinanza, sulla cittadinanza, è un tema di tutti. Al nord c'è la sensibilità di tanto mondo imprenditoriale che sa che per far funzionare le nostre aziende, le nostre fabbriche, abbiamo bisogno di tanti immigrati.